antropologo che si occupi di cultura materiale non è rarissimo, non è frequentissimo trovarlo, tantomeno con una formazione ingegneristica. E la mia curiosità da laureato in antropologia è proprio vedere come si riesce a combinare così bene una cultura tecnica razionale come quella ingegneristica con una cultura antropologica. La cultura materiale, la conosciamo, è ricchissima, è la rappresentazione dell'uomo con i suoi artefatti, con la sua produzione. E il professor Marquis, che è stato docente all'Università di Catania, è tuttora docente all'Università di Politecnico di Torino, insegna storia della meccanica, della cultura materiale. Storia della cultura materiale e storia della tecnologia. E storia della tecnologia. Ha una lunghissima e intensa produzione scientifica, 150 anni di invenzioni, nei suoi libri, storia della tecnologia e altri testi, Smell, molto carino, sull'olfatto, quindi una produzione scientifica di altissimo prestigio. Oggi ci parlerà, con un titolo molto accattivante, le macchine non sono meccanismi ma storie e metafore, e che è proprio l'essenza dell'antropologia, certo, e della cultura materiale. Il taglio è questo, cioè le macchine sono piene di pensiero, sono piene di cultura, sono piene di cose. Allora, molto, molto semplicemente due parole. Io parto da una formazione classica, ho seguito gli studi di ingegneria, mi sono laureato a Politecnico di Torino, ho fatto dalla metà degli anni 70 fino alla, diciamo, fine degli anni 80 un'attività di ricerca nel settore aerospaziale, avendo la fortuna di passare 6 anni nel Comitato Ingegneria e Architettura del CNR, gli anni di Rossi Bernardi, e questo mi ha dato la possibilità di guardare da un punto di vista, da una prospettiva molto più ampia, il contesto della tecnologia, e mi sono reso conto che la tecnologia aveva bisogno di aprire delle finestre nella propria stanza autoreferenziale, guardare cosa succedeva al di fuori, cioè contestualizzare la tecnologia. Esperienze fatte poi soprattutto in parecchi gruppi di lavoro in cui io sono stato coinvolto dal ministro Ruberti, dal compianto ministro Ruberti, sulla diffusione della cultura scientifica, lavorando a un progetto che poi purtroppo anche per la scomparsa di Ruberti è andato ad esaurimento, a nulla, sulla città della scienza di Roma, eccetera eccetera. Sempre più mi sono reso conto che l'ingegneria non è soltanto una serie di algoritmi, di formule, di procedure che permettono di realizzare qualcosa, ma è qualcosa di molto più complesso, tant'è che guardando a una dimensione storica arcana dell'ingegneria vediamo sempre più strette connessioni tra la tecnologia e la divinazione. Tant'è vero, faccio un esempio che faccio sempre ai miei studenti nelle prime lezioni: il Pontifex, il nome capo dei sacerdoti della Roma, ha il suo nome che deriva dal pontificio, faccio i ponti, ed era il capo dei lavori pubblici. La stessa cosa, il capo del genio, perché l'ingegneria da sempre è stato qualcosa di scommessa nel futuro. La tecnologia, e questo lo si riscontra se uno va a sfogliare molti dei libri anche di Mircea Eliade, che studia le civiltà sumeriche, le civiltà antiche, di nuovo si vede che le arti del metallo e la divinazione nei mondi antichi, al limite della preistoria, hanno da sempre legato il fare con il mistero, con la scommessa del futuro, proicio, progetto, e poi gettare il verbo anche con cui si gettano i dadi sul tavolo, e quindi c'è sempre un certo qualcosa di scommessa. Scommessa che mi farebbe piacere, lo lancio per un futuro dibattito, perché non ne parlerò quest'oggi di questo, dei rapporti tra tecnologia e scaramanzia. Ecco, argomento che secondo me è molto provocatorio, perché De Martino, cosa? De Martino,
Sì, in parte così, però anche nella contemporaneità. Uno pensa che l'ingegnere sia l'essere più razionale della Terra, in realtà poi di fatto si può dimostrare che di razionalità purtroppo non ne ha così tanta, perché deve crollare, lo diceva un grande professore di Humanities di MIT, che bisogna far crollare l'algoritmo degli ingegneri, cioè l'idea che spesso e volentieri viene contrabbandata per scienza o tecnoscienza, quella che tanto tutto è perfettamente prevedibile, come l'orbita di un'astronave che dalla Terra, guarda caso, riesce proprio ad atterrare in quell'esatto punto sulla Luna, tanto per fare esempio. Andiamo a vedere invece più direttamente quella che era il mio intervento, che cerco di farlo passare più velocemente. Il primo punto, secondo me, è sempre da un punto di vista linguistico e di classificazione. Io ho messo qui due parole, macchina o ingenium. Sono i due termini da cui deriva tutta la nostra tecnologia attuale. La macchina, sì, ha l'origine nella mecanà greca, da cui steosa te mecanè, cioè il deus ex machina. In realtà è la macchina che non è ancora la vera macchina di cui noi parliamo, perché la macchina mecanà o mecanè, che poi è la macchina latina per tutto il Medioevo, viene vista non tanto come quella che noi oggi riteniamo essere l'oggetto di una tecnologia complessa, un artefatto complesso che svolge certe funzioni, ma è piuttosto un qualcosa che riesce a compiere un'azione contro natura. Contro natura, come era contro natura far scendere sulla terra gli dei dall'Olimpo, e così come contro natura è per esempio il cavallo di Troia, che è una mecanà, quindi è una macchina, che riesce a espugnare Troia non ad armi pari, fregando il prossimo. Perché quando si combatte ad armi pari si fanno i duelli seri, Ettore e Achille, sono quelli i duelli veri dove due persone fanno valere al meglio le proprie cose. E così ancora per tutto il mondo della classicità e ancora nel Medioevo la macchina, il termine macchina viene attaccato alla macchina da guerra, che è un qualcosa che di nuovo permette di compiere quelle cose che non possono essere svolte direttamente dall'azione dell'uomo. Dall'altra parte invece c'è un altro termine che è alla base della tecnologia, che è l'ingenium, cioè l'attività, il prodotto di quello che è un ragionamento razionale all'interno di un sistema produttivo. L'ingenium diventerà ingen nella francese medievale, dall'ingen, passando la manica, si arriverà all'engine e poi all'ingegnere, l'ingegneria, i nostri congegni, marchingegni e tutto in questo senso. Ancora oggi, il più delle volte si sbaglia quando uno vede una parola, un testo inglese, e vede la parola engine, pensa subito di tradurlo con la traduzione motore. In realtà non è motore la traduzione di engine, ma è macchina molto più ampia. Per cui anche quando noi parliamo di internet, per fare finire questo discorso di tipo linguistico, perché poi all'inizio di tutti gli approcci che noi dobbiamo fare nel comunicare ci deve essere l'uso delle parole, che sono poi i tools, gli strumenti, gli utensili con cui noi trasmettiamo la nostra cultura. Ecco, quando in internet parliamo di search engine, non dovremmo tradurli come motori di ricerca, perché non muovono assolutamente un bel niente. Quindi questo è uno degli altri effetti di cattiva traduzione, mentre potremmo dire dispositivi di ricerca, algoritmi di ricerca, chiamiamoli macchine di ricerca. È una macchina di ricerca e non è. E in questo senso la macchina è qualcosa di più complesso. Io di solito do una definizione che permette di allargare il concetto di macchina non soltanto alla macchina meccanica, quella con gli ingranaggi, con le leve, con tutte le cose,
come quel dispositivo che ha una, che è stato costruito, progettato per svolgere una certa funzione, consuma una risorsa, perché è essenziale che la macchina sia un dispositivo che consumi una risorsa per variare l'ordine di un sistema. Prendendo questa definizione molto generica, io posso applicarci anche il computer, perché consuma una risorsa, posso pensarci anche che è una macchina Google, perché consuma una risorsa, che è una risorsa di bit o di informazione, ma posso anche applicare questo concetto alla macchina della giustizia o alla macchina sociale, perché sono dispositivi creati con una certa intenzionalità, perché sono degli artefatti sociali, ma non sono degli artefatti, non nascono, la giustizia non esiste spontanea in natura, è un artefatto che consuma delle risorse umane, perché se no non può funzionare, e che cambia l'ordine del sistema, cambiandolo sia nel bene sia nel male. Adesso la giustizia si spera che lo cambi nel bene l'ordine del sistema. Però, per esempio, una macinatrice di sabbia aumenta l'entropia del sistema, non la diminuisce, perché i sassi sono belli, hanno una certa forma prima di entrare dentro questa macchina e diventano sabbia disordinata quando escono. In questo senso, adesso ve ne faccio vedere alcuni piccoli immagini in flash. Io da un po' di tempo, in questo mi sarebbe piaciuto avere un pubblico di ragazzi, io ho cercato, prendendo dall'esperienza della radio che ho fatto molto intensamente fino a alcuni anni fa, facendo programmi radiofonici e cercando di portare a livello di spettacolo, di lezione e spettacolo, la comunicazione tecnico-scientifica, una comunicazione che non è rigorosamente meccanica, perché non vado a spiegare come funzionano le macchine, ma piuttosto andando a vedere che cosa c'è dentro, che cosa, chi le ha progettate, chi le ha usate, ha lasciato dentro, perché sono messaggi che arrivano fino a noi. Io ho inventato questo genere, che è quello delle autopsie di macchine. Le autopsie di macchine che io faccio di solito in giro per l'Italia, ma non solo per l'Italia, consistono in portare un oggetto, una cosa, poi adesso ne vediamo alcuni piccoli briciolette, non un'intera, perché di solito la lezione spettacolo dura un'ora e quindi non avremmo fisicamente il tempo per poterne pure fare una parte, a parte che non ho poi gli attrezzi per poterla fare. Significa, seguendo le lezioni classiche delle lezioni di anatomia, quella di Rembrandt, dove c'è l'anatomista che taglia il cadavere e c'è il lettore che legge dei testi. Allora, contrapponendo l'apertura della macchina e tirando fuori quello che c'è dentro la macchina e commentando con dei testi che sono di solito letterari o filosofici e non sono tecnici, ma che vanno a vedere come questa macchina ha saputo, per un processo di osmosi, cambiare anche il nostro mondo, modo di raccontare la vita, il mondo, le nostre passioni, le nostre sensazioni, e così porta a conoscenza di un pubblico che non necessariamente è di tecnici, a capire che uno può fare anche, uso termine forse un po' forte, della poesia, ma non solo della poesia, dell'ironia, della narrazione, della argomentazione filosofica, guardando cosa c'è dentro la pancia delle macchine. E per fare questo io ho preso sempre degli oggetti comuni, semplici, come un aspirapolvere piuttosto che una sveglia, piuttosto macchine che noi usiamo quotidianamente, ma che non abbiamo mai visto nel loro interno, per scoprire nel loro interno c'è la storia del mondo, possiamo dirlo con dei grossi paroloni. Allora, se noi andiamo a vedere, per esempio, qua, vi faccio vedere, spero che parta, un pezzettino della prima, questo è un filmato, si chiamava Anatomia Orlogerie, era una autopsia che io ho fatto e che poi ho filmato a Parigi, tant'è vero che era, adesso qui non si sente l'audio, ma non è necessario, anche perché il pezzo è piccolissimo,
io facevo leggere dietro la cronaca di una vera autopsia. E invece, mentre c'era il resoconto di una vera autopsia fatta alla morgue in Francia, c'ero io che con le mie mani, sempre guantate, qui avevo portato per fare un po' di scena anche gli alcuni degli attrezzi, però uno deve poi anche vestire. Dove sono andati i figli? Non racconto delle storie. Allora, perché uno deve dare il segnale che si fa ragionamento, si fanno narrazioni non soltanto con gli occhi e con le orecchie, come purtroppo ci sta abituando internet, la televisione, i multimedia, ma anche con il naso, con la lingua e con le mani e con il corpo. E quindi il contatto visivo materiale è fondamentale. Adesso vi dico, immaginate che quando io faccio queste cose, vedete, proprio la aprivo e raccontavo delle storie mentre facevo queste cose. Allora, a questo punto, però i guanti non mi permettono, il problema sorge subito su che cosa è naturale e che cos'è artificiale, perché è molto difficile andare a stabilire un confine, perché in senso lato di artificiale o artefatto c'è soltanto una fantasia, ma dato che la fantasia viene fuori anche dal cervello di un essere naturale, forse anche le fantasie più sfrenate sono naturali, come è naturalissimo il petrolio, perché se non fosse naturale, non so, non ci sarebbe. Quindi bisogna anche stabilire bene dove è il confine. Il mio amico di sociologia della scienza, professor Negrotti di Urbino, abbiamo per tanti anni discusso sul naturale artificiale, e lui ha dato una definizione sociale dell'artificiale come quel prodotto che imita qualcosa presente in natura, ma che naturale non è spontaneo. Per cui non è artificiale la plastica, perché la plastica non è un prodotto artificiale, ma artificiale per esempio un prato artificiale, perché replica come un braccio artificiale, può essere detto artificiale, come un orizzonte artificiale di un aereo, è qualcosa che riproduce in maniera tecnica quello che esiste già nella natura. Ma anche in questo caso è molto difficile andare a seguire le cose. Ecco, poi certe volte ho fatto anche le autopsie di una lavatrice, questa è stata una vera rappresentazione teatrale fatta a Pordenone, la città della Zanussi, quindi coinvolgendo anche le scuole e tante altre cose. Ecco, a questo punto viene la seconda domanda intorno alla macchina, e poi entriamo più addentro a quello che è il racconto che sta all'interno della macchina. La macchina è un nostro padrone o è un nostro schiavo? Perché è importante capire che nel ruolo delle macchine, lo vedremo poi nella prossima slide, certe volte noi usiamo la macchina per svolgere dei lavori che non riusciamo a fare. Pensiamo, se dobbiamo battere un chiodo e non abbiamo un martello, prendiamo una pietra ed ecco che la pietra o il martello diventano un pugno più duro e quindi sono una prosecuzione, una protesi del nostro corpo. Come protesi sono tanti altri attrezzi, utensili, strumenti, eccetera, eccetera. Ma in altri casi, invece, e questo lo vedremo molto chiaramente in un'affermazione fatta da Gunther Anders, che in realtà l'ha ripresa da René Guénon, perché nel segno dei tempi l'aveva già scritta una ventina di anni prima, è quella, adesso io cerco di andare avanti, intanto vedrete qua un altro flash, passo avanti di due e poi ritorno indietro, eccolo qua. Dice Gunther Anders che l'utensile è protesi dell'uomo, ma l'uomo è protesi della macchina. Perché in realtà quando la rivoluzione industriale e il fenomeno del macchinismo ha portato una grande diffusione delle macchine, e questo succede già storicamente tra la seconda metà del Settecento e l'inizio del Novecento, ecco che
la macchina diventa così polivalente che l'addetto, l'uomo, viene usato per fare quelle cose che la macchina non è ancora in grado di fare. L'esempio più classico è quello che poi scatenerà il lavoro minorile nelle fabbriche tessili inglesi, per cui i telai meccanici, i telai automatici mossi dai mulini prima e poi dalle macchine a vapore fanno da soli tutto il meccanismo, tutte le operazioni della tessitura, non ne fanno solo una. Quella non sono capaci di annodare i fili che si rompono. E allora per annodare i fili che si rompono gli imprenditori inglesi trovano che l'ideale sono i bambini piccoli che hanno le manine piccole, sono piccoli, non hanno mal di schiena, riescono a correre sotto il telaio e riescono ad annodare i fili. Mentre prima, io facendo delle indagini proprio sui confini tra il lavoro e le operazioni, nessuno aveva condannato, non esistono condanne per lavori minorili tipo andare a portare le pecore al pascolo oppure spannocchiare il grano turco nell'aia di una cascina. In una cultura contadina questo non è visto, e non c'è cultura, non soltanto nel mondo occidentale ma anche nel mondo orientale, che condanni questo come sfruttamento. Non si trova lo sfruttamento del ragazzino che magari ha 7-8 anni, che è accompagnato dal cane, va a portare le pecore o le capre al pascolo. Mentre ecco che con la rivoluzione industriale c'è qualcosa che cambia, e quello che cambia è dovuto proprio al fatto che c'è un'inversione di ruoli. Mentre l'utensile, il bastone piuttosto che non il martello, piuttosto che non un altro strumento, diventa un prolungamento della mano dell'uomo, del cervello dell'uomo per in certi versi, c'è anche la possibilità di prolungare tutti i sensi, tutti i cinque sensi, è un prolungamento del corpo dell'uomo. Quando si invertono le cose, che il tutto diventa molto più critico. Ritornando indietro a quelle che erano le mie considerazioni, quello che io vorrei stabilire intorno alla macchina è che noi con la nostra società, dopo la rivoluzione industriale, nella società contemporanea, non so nemmeno se noi siamo ancora in una società industriale, però di fatto forse stiamo attraversando una nuova rivoluzione. Io definisco rivoluzione come un processo irreversibile. La prima rivoluzione agricola, la rivoluzione industriale sono stati processi irreversibili, tant'è che quando sono stati completamente attraversati non si può tornare indietro. E noi pensiamo che l'uomo sia sapiens perché è tutto cervello. Per cui se nelle rappresentazioni anche attuali è il cervello quello che ragiona, poi le mani possiamo nell'immaginario, poi non è vero. In realtà le attività dell'uomo sono a mio avviso rappresentabili dalle facce di un tetraedro. E queste facce di un tetraedro immaginate che siano definite come Homo sacer, Homo faber, Homo sapiens e Homo lupus. Di fatto il tetraedro ha bisogno di appoggiarsi, una di queste facce non si vede ed è nascosta, però le altre tre si vedono e devono convivere sempre. Perché è chiaro che l'Homo sapiens vede il ragionamento, l'argomentazione, però è quello che questa attività è quella che occupa la corteccia cerebrale più esterna possibile, la più esterna. Poi l'attività dell'Homo faber è un pochino più profonda, è l'attività manuale, l'attività operativa, che pur sempre non deve essere relegata, faccio una piccola citazione, tanto per ricordare che nell'antropologia chi ha studiato bene il rapporto tra bricolage e scienza, tra bricolage, scienza e tecnologia, è Lévi-Strauss nel pensiero selvaggio. Però in realtà non c'è soltanto l'attività manuale, ma c'è anche l'attività ludica. L'attività ludica, se manca, che poi alla base del divertimento, ma anche alla base della curiosità, perché se non c'è soddisfazione, piacere,
Ecco, per il piacere di fatto viene a mordere l'Homo sapiens e l'Homo Faber quando anche loro stanno giocando. Perché se l'Homo Faber rimane solo Faber e dimentica di essere sapiens, Dio ce ne scampi e liberi. Però è viceversa. C'è anche poi l'altro aspetto. L'Homo Sacer, sapete che il termine Sacer non significa soltanto sacro, ma significa anche tante altre cose. Però, a mio avviso, uso questo termine per andare a indicare i rapporti con qualcosa che non è ancora perfettamente conosciuto e conosciuto. Per cui ci sono anche delle realtà che sono istintuali, che sono di pulsioni interne, e man mano che noi andiamo a scavare all'interno raggiungiamo poi quella che è l'amigdala, quella noce, quella ghiandola pineale, quella struttura che sta nelle profondità più profonde del nostro cervello e dalla quale però noi siamo governati anche quando siamo in coma, perché è quella l'attività che mantiene in vita un essere che altrimenti diventa cadavere. Ecco, con queste considerazioni, allora andare a capire cosa succede all'interno della macchina diventa certamente interessante, perché anche il processo storico che, citando José Ortega y Gasset, vede le varie età dell'uomo con una fase di tecnica del caso, dove uno è raccoglitore, trova quel che trova, poi evolve e diventa artigiano e dal saper cercare si arriva al saper fare le cose e poi si arriva alla tecnica del tecnico, dove il tecnico è colui che non che sa fare le cose ma che sa far fare le cose, colui che le sa organizzare. A questo punto però, facendo un ultimo passaggio, perché queste cose le abbiamo già viste, a me interessava far vedere che c'è poi un discorso tra uomo e macchina che sempre più ci coinvolge, ma che non è assolutamente proprio della nostra società. C'è sempre stata la volontà alla base dell'Homo Faber, ma in generale nell'umanità, di ricreare qualcosa che sia il duplicato della persona umana. Cioè andare a prendere qualcosa di informe e farlo diventare qualcosa di simile a noi. Quello che noi chiamiamo, tra virgolette, creazione, atto creativo. Ed è l'atto creativo che poi porta il sapiente, il fabbro, l'artigiano, il giocatore e il sacro ad avere un ruolo importante nella società. Di nuovo un piccolo accenno, e poi c'era il punto globale dell'andare a vedere cosa stava dentro la macchina. Noi pensiamo che non solo il nostro mondo sia quello dei cyborg, degli androidi, dei robot, che sono, ho messo qui dei nomi, Karel Čapek è colui che inventa negli anni 20-25 termine robot, dalla Rossum Universal Robots, di questi uomini meccanici che hanno sostituito gli operai, gli androidi, i cyborg di William Gibson, i Neuromancer, eccetera, eccetera. Però pensiamo bene che il termine androide, al termine androide sono dedicate 4 colonne nella enciclopedia. Cioè, noi pensiamo che gli androidi siano quelli di Blade Runner, tanto per fare un esempio molto banale e comprensibile da tutti, però in realtà gli androidi venivano già considerati, classificati nel Settecento con retaggi molto più antichi, tant'è vero che nel Settecento c'è Julien Offroy de La Mettrie che scrive il pamphlet poi condannato da tutti dell'uomo macchina, che è una riduzione meccanico-chimica dell'uomo, ma già prima c'era stato il Golem. Ma ancora prima c'è il poiein, perché in greco fare si dice poiein. Ma se voi andate a scattare nelle origini della lingua greca, il verbo poiein non vuol dire fare,
Il verbo poiein è il verbo del vasaio. Il vasaio impasta la creta e dall'informe. La creta è il livello più basso della materia. E la cosa, chiamiamola la cosa, ha più alto contenuto di entropia. Perché c'è tutto, è disordinato. Io immagino, se chi di voi ha avuto la fortuna di frequentare i deserti del nord dell'Arabia Saudita oppure della Giordania o della Siria, ci sono questi mud flats, questi grandi vallate dove ormai le montagne sono state erose dal vento, sono diventate sabbia e diventano sabbia d'estate in un deserto dove, se voi andate con la macchina e non seguite le piste, vi impiantate lì e nessuno più vi tira fuori. E con le piogge autunnali diventano una poltiglia informe, un grande fango che poi con i primi soli riescono a diventare belli secchi. Quindi una certa stagione dell'anno, che di solito è quella della primavera con i primi caldi, fa venire queste valli, prima che poi il sole faccia tutte le vostre sezioni, come delle piste d'aereo. Questi deserti dove uno potrebbe teoricamente correre dove vuole, perché non ha limiti. Però il pensare che l'atto creativo, che è l'atto creativo del creatore in tutte le cosmologie più antiche, prende la terra e forma l'uomo e forma la realtà. Questo è l'atto creativo, è il fare per eccellenza, cioè prendere, e la poiesi, da cui viene la poiesis, la nostra poesia, che di fatto è una delle prime artificialità, perché è l'atto veramente nuovo, perché la poesia non esiste nelle nostre realtà. Siamo noi che vediamo in un fiore la poesia, però è una nostra interpretazione, è un nostro atto creativo per eccellenza. Ecco, allora, fatte queste considerazioni e uscendo da questo termine, io volevo presentarvi, e questo era l'altro aspetto, vedo se riesco a trovarlo qua, tiro giù, ecco, io di solito che cosa faccio? Per capire cosa c'è dentro la macchina ho fatto questo esperimento, è anche facilmente ritrovabile se voi mettete Vittorio Marques su Google, Vittorio Marques machine and cover, trovate questo, e questo è qualcosa che sconvolge i giovani, gli studenti, perché io ho trovato e cerco di aggiungerne, per ogni giorno ne saltano fuori. Guardo come la parola macchina arriva sulle copertine dei libri, ma sulle copertine dei libri sono poi le nostre storie, e quindi vediamo all'inizio c'è il macchinista, ma c'è la mano e la macchina, e guarda caso la seconda immagine è proprio quella di un vasaio, ma poi c'è il libro famoso, La mente, le macchine e la matematica, uno dei testi fondamentali della Boringhieri, non ancora mollati i Boringhieri, quando si cercava, sono alle fine degli anni 50, primi anni 60, quando la cibernetica era entrata nella cultura generale, quando faceva tutta la sua comunicazione del sapere, lui da linguista, strutturale, pedagogo, Silvio Ceccato, aveva aperto le macchine anche ad altri ambiti che non erano strettamente quelli dell'ingegneria, ma erano quelli delle neuroscienze, alla traduzione automatica, a tutto il resto. Pensiamo al famoso calcolatore Adamo, che era, noi vediamo oggi con simpatia e un pochino con ironia le sue funzioni, ma in realtà era il progenitore di tutte le macchine moderne. E poi andiamo avanti, vediamo, c'è Matrix, macchina filosofica, poi c'è la machine, romanzi di o codice macchina, o altre cose, l'uomo e le macchine, però The Republican Noise Machine, quindi un libro politico, ma c'è The Soft Machine di William Burroughs, quello del pasto nudo. E poi andando avanti,
Sì, ma software machine c'è anche questo. Poi c'è la macchina parlante, poi c'è la macchina infernale di Jean Cocteau. Vediamo che il termine macchina, a dispetto di quanto può sembrare, è qualcosa che compete solo all'ingegnere o al macchinista o al tecnico, al perito meccanico, al perito elettronico. Di fatto arriva come a costruire una macchina del tempo, questo è un libro molto bello, la crittografia di macchina, di Jelly, Bean, Machine, è il macchinista, macchina andando avanti, macchina per parlare con l'aldilà, macchina uomo di Ferrarotti. Qui vediamo un po' tutti, e qui c'è tutta la realtà, c'è la war machine, l'armi della macchina, e poi c'è la macchina alle differenze nelle varie versioni, quella di Gibson e Stirling, quella che riprende il famoso, la geniale macchina di Charles Babbage, che ha aperto il mondo dei calcolatori, anche se, dobbiamo dirlo, Charles Babbage aveva idee un po' antiquate, pensando di farla funzionare con un motore a vapore e farla diventare tutta meccanica. Nonostante fosse nato e cresciuto in Inghilterra, dove l'elettricità certamente era conosciuta, meglio che in Italia, stranamente non è riuscito a capire che sarebbe stata proprio l'elettricità a dare quella capacità di fare il salto di qualità e rendere possibile l'attuazione di quelle che erano le sue idee. Contemporaneamente, tanto per parlare con un po' di attenzione anche al mondo italiano, un italiano, il direttore dei telegrafi allora del Regno di Sardegna, poi diventato il direttore anni, tal Gaetano Bonelli, lui già per primo, ed è un contemporaneo di Charles Babbage, aveva detto che il futuro sarebbe stato quello, aveva inventato parecchie macchine, di elettrificare i telai Jacquard. Cioè aveva capito che sì, le schede perforate funzionavano, ma funzionava anche meglio se andavano a collegarsi non con degli aghi meccanici, con delle molle, ma con dei contatti elettrici. E questo è veramente geniale, mentre l'altro signore, il Charles Babbage, ancora aveva idea delle macchine. E andando avanti, io vi faccio scorrere queste cose, poi c'è la macchina Percy, c'è la macchina Christine, la macchina infernale, ci sono i romanzi di Stephen King, c'è la fantascienza pura, c'è l'horror puro, c'è la psicologia, c'è la psicanalisi, c'è la critica sociale della mega macchina di Serge Latouche, c'è la macchina scuola, anche la scuola viene vista come macchina in questo saggio francese, e poi ci sono le origini del concetto di macchina di Gianni Micheli, un'interessante analisi proprio di quell'origine del termine macchina, dove appunto si discute del dualismo tra ingenium e macchina nel mondo greco o nel mondo. E poi il fantasma dell'uomo macchina, la machine Khmer Rouge, questo invece è una metafora portata al mondo della Cambogia, il fantasma della macchina, e andiamo avanti, la macchina del tempo, il romanzo della macchina, abbiamo di nuovo un po' di gastronomia e culinaria, la perfezione, e poi si arriva anche oltre ai libri per ragazzini, anche alle macchine celibi. Alle macchine celibi, che sono quell'aspetto ludico della macchina, forse potrebbe essere interessante, io mi ero preparato questo discorso per applicarlo soprattutto a dei giovani che probabilmente non avevano mai sentito parlare delle macchine celibi, termine inventato da Marcel Duchamp, facendo riferimento al Grand Verre, al grande vetro, perché era una macinatrice di cioccolato, una parte di quel Grand Verre era appunto questo disegno, un oggetto tecnico che diventava la metafora del mondo, chiamato il grande vetro perché era stato prodotto su una grande vetrata, un vetro da vetrina telaiato. Ecco, le macchine celibi sono la contraddizione in termini di quella definizione che ho detto prima,
perché le macchine celibi, come il celibatario che svolge la sua azione sessuale non per procreare ma soltanto per il proprio piacere autonomo, sono quelle macchine che si muovono per il loro autonomo piacere e non combinano assolutamente niente. Questa è la definizione ufficiale letteraria data da Marcel Duchamp. E allora le macchine celibi sono le fontane di Tanguy che trovate a Beaubourg a Parigi, trovate i mobili di Calder, sono macchine, meccanismi, congegni, marchingegni, che sì, hanno le strutture di una macchina, ma che di fatto non fanno nulla, né devono fare nulla. Si compiacciono di muoversi, di agire, di fare qualcosa senza avere nessuna finalità. Quindi sono la contraddizione in termini di queste macchine. E poi ovviamente ci sono la macchina del tempo e poi la macchina che ha cambiato il mondo. Qui un gioco di parole che per noi non ha così forte impatto come aveva in lingua inglese, perché the machine that changed the world, la macchina è la vera macchina, che non è il motore, perché non è il car, non è l'automobile, non è l'automobile, mentre dicendo in italiano la macchina che ha cambiato il mondo, tutti capiamo che stiamo parlando dell'automobile che ha cambiato il mondo. In inglese voleva dire, guardate, ci sono tante macchine, ce n'è una tra tutte queste macchine è quella che di fatto ha cambiato il mondo. E poi ci sono i machine tools, ma ci sono anche la macchina arrugginita, c'è anche la rivolta delle macchine. Il termine macchina arriva anche nei fumetti. Quello che io di solito faccio, e poi c'è le macchine del teatro di Sabatini, le macchine della realtà, l'uomo macchina di Giuliano Foix della Metrie, il Luraghi, questo Giuseppe Luraghi, non so se ricordate chi era, era l'altro creatore della civiltà delle macchine, perché la civiltà delle macchine, la famosa rivista che cercava di contemperare tutti i saperi in un mondo che ormai era entrato anche per l'Italia in una fase industriale e dove Giuseppe Luraghi era allora il dirigente dell'IRI, che assieme al Leonardo Sinisgalli creò questa struttura, perché poi la rivista fu una, diciamo, furono gli atti di quello che veniva discusso nell'Associazione della Civiltà delle Macchine, un vero laboratorio dove operavano poeti come Ungaretti, pittori come Guttuso oppure come Consagra, scienziati come Peccei, cioè c'erano ingegneri, c'erano imprenditori, c'erano pittori, c'erano letterati, c'erano poeti che andavano a discutere di questa grande trasformazione in un momento che si stava preparando al miracolo economico, perché il miracolo economico aveva portato l'Italia finalmente a non essere più, cito di nuovo il titolo di un famoso film che sarebbe bello poter rivedere in tutto e per tutto, che l'Italia non è un paese povero, un film fatto, voluto da Mattei, commissionato al regista Joris Ivens e che guarda caso ebbe degli aiuti registi illustri italiani che lo aiutarono ad andare a filmare i contrasti tra quella arcaica società contadina che ancora esisteva in alcune parti d'Italia, che non conosceva la macchina ma conosceva soltanto l'utensile e lo strumento. Quindi questo sarebbe veramente un film di contrasto, dura molto, dura quasi 3 ore, sono 3 parti, il nord, il centro e il sud. Aveva sguinzagliato questi aiuti registi, Joris Ivens, perché non conosceva poi l'Italia, anche se era geniale nella presentazione. I suoi aiuti registi si chiamavano i fratelli Taviani e Tinto Brass. Tinto Brass si fa... la gente sorride, però nelle affermazioni di allora,
dicevano che fu il primo lavoro, il primo approccio, poi scelse altre strade, altre macchine. Però nel lavoro e nelle interviste che un giovane ricercatore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, di cui adesso Missio, Stefano Missio, lo trovate anche voi su internet, ha scritto quando l'Italia non era un paese povero, che è una rivisitazione, un bel documentario fatto andando a ricostruire un backstage di questo film che fu commissionato da Mattei per l'EMI, che Mattei non ebbe la fortuna, perché finì prima i suoi giorni, di vedere realizzato. Era una coproduzione con la RAI, mi pare che allora non lo mise in onda perché era troppo provocatorio, e lo ha mandato, mi hanno detto, io me lo sono perso, io poi sono per fortuna riuscito ad averne una copia da Eni su CD, e quindi per le prossime volte, cosa? Introvabile anche perché sono copie contrabbandate, perché adesso non so, ma la vedova di Iori Sievers ha un ufficio legale di quelli, questo, terribili, è la prima volta che sente che il film di suo marito, e soprattutto questo, che è introvabile, perché gli altri ormai circolano anche su internet, proprio Reagan sulla pioggia o altri che ha fatto, sono di uso comune e di accesso assolutamente libero, non appena sente che c'è qualcuno, fa piombare i suoi avvocati per farsi pagare le royalties del film. Però dico, è un film che è anche lungo, ai tempi di una cinematografia che non è quella moderna, quindi a un certo punto, dopo mezz'ora, uno dovrebbe farne un pezzettino, un'antologia. Però è importante capire come questo passaggio epocale sia stato importante. Come vedete, i fumetti non disdegnano Martin Mister, La macchina invincibile, poi c'è anche Le macchine. Questo è un libretto, Carlo Marx e Le macchine, che è molto curioso, è un'antologia stampata a Roma dagli Editori Uniti nel 90, che racchiude alcune lettere di Carlo Marx sulle macchine. E stupisce ritrovare delle lettere, una lettera in particolare, che Carlo Marx scrive ad Engels, qui da Londra, e gli dice: io, dato che sto scrivendo il capitolo 13 del primo libro del Capitale, dove lui fa un'analisi perfetta della macchina, del sistema governato dalle macchine, vi consiglio di andarlo a leggere, questo è anche in traduzione italiana perfettamente ritrovabile su internet, e si vede, e io che ho frequentato prima la meccanica, si vede esattamente quello che dice Marx a Engels. E dice: io devo scrivere questo libro, però dato che io non sapevo niente di macchine, mi sono andato a iscrivere ai corsi di meccanica per operai tenuti la sera da Robert Willis. Robert Willis era un docente di meccanica applicata dell'Imperial College, che è sulla scia di quello che facevano anche altri illustri docenti delle nostre università, penso a Torino a Carlo Ignazio Giulio, penso ad altri, a Milano, alla Società di Incoraggiamento delle Arti, che avevano capito che nel passaggio dall'artigianato all'industria bisognava dare un linguaggio comune, far capire anche agli operatori, anche agli operai, che esistevano dei modi di trasferire il sapere, che dovevano fare riferimento a un po' di geometria, un po' di chimica, un po' di meccanica. Ed è bello, fa sorridere l'idea, io mi addormento di fronte a queste lezioni, non ne posso più, certe cose proprio non le capisco. Ed è importante però vedere lo sforzo con cui, e poi diventa in parte, c'è una traduzione di quello che scrive Willis sui propri libri, però vedere la serietà con cui un sociologo, economista, che vuole vedere come funziona il mondo, che si va a seguire le lezioni che sono fatte per non studenti universitari,
ma per operai, tecnici, quelli che dovranno venire, i capi reparti, i capi uffici, per capire come funziona la meccanica. Io vorrei vedere se i nostri tecnici, i nostri scienziati, i nostri politici, per capire come funziona l'informatica, alla sera si vanno a iscrivere ai corsi di formazione professionale per capire un po' meglio come sta girando il mondo. La sera qualche altra cosa. E poi io continuo, adesso non vi voglio, io sono arrivato quasi alla fine e lascio a voi, quindi c'è la macchina mondiale di Volponi, ci sono le macchine nei teatri di macchine gloriosi nel momento del Rinascimento, ci sono anche le Sex Machines, c'è Dick Tracy, la storia delle macchine, e continua, la storia non finisce più. Questo per spiegare che poi non è vero che le macchine sono qualcosa che devono stare fuori, che se non funzionano dobbiamo chiamare qualcuno che è tecnico, però noi non ci possiamo mettere le mani sopra. Perché di fatto ne siamo condizionati, perché sempre più con la nostra trasformazione da una società manuale, agricola, artigianale, che si mantiene viva anche nei nostri comportamenti, perché non è che noi abbiamo dimenticato quell'epoca del nostro essere nomadi, del nostro essere artigiani, anche se viviamo in un contesto di tecnologia o di tecnoscienza. Perché certo non siamo più nomadi, ma quando facciamo trekking andiamo a ripescare all'interno del nostro più profondo cervello quelle pulsioni che ci facevano godere o sopravvivere andando a cercare i funghi nei boschi. Questo è un far rigalleggiare queste volontà, e quando facciamo il bricolage non è nient'altro che far rigalleggiare in superficie questa nostra volontà di andare a operare con le mani senza dover chiamare l'idraulico se un rubinetto perde o se una spina non funziona. Bisogna ritenerlo, bisogna riprovarci. E quella continuità, la stessa continuità che non ci ha abbandonato, non ci ha fatto abbandonare il manoscritto, perché penso che tutti sappiamo ancora usare le mani per far funzionare una penna, non lo so fino a quando, questo è un altro problema, perché c'è anche qualcuno che va a dire in giro che il futuro della scuola sarà soltanto avere un tablet dove si striscerà, si accarezzerà. Peccato che il ministro. Cosa? Peccato che sia il ministro. Non lo so, è stato anche un mio rettore quello, quindi non facciamo commenti che non vorrei che fossero più di tanto lasciati sulle... dovrebbero aprire un altro dibattito. Ecco, questo è un po' il discorso, è un discorso che a mio avviso deve essere preso in considerazione, perché per esempio, ecco, guardo questo titolo e poi aspetto veramente se c'è nel pubblico qualche volontà di fare qualche domanda, se no benissimo così. E guardiamo questo libro di Kringle Delaunay, una francese che ha fatto una storia sociale della macchina declinata al femminile, perché la macchina da sempre è stato uno strumento di liberazione della donna, da sempre lo è stato. Cito tre passaggi. Antipato di Tessalonica, primo secolo dopo Cristo, Antologia Palatina, mi pare settimo libro, scrive una poesia elogiando Demetra e le ninfe che hanno insegnato alle donne l'uso della ruota del mulino, perché così non sono più schiave della macina, pensando alla macina, quel pezzo di pietra che si sfrega su una tavola per macinare i cereali, come fanno ancora in certe popolazioni del Centrafrica. Quindi, Antipatro di Tessalonica, secondo passaggio, e qui viene un'altra classe, arriva. Va bene, non importa. L'altro problema è quello della macchina per scrivere. La macchina per scrivere è il cavallo di Troia per far entrare nei ministeri la classe femminile delle dattilografe. Fino, e c'è un bellissimo film
che sancisce questo passaggio, che è Policarpo de Tappetti, ufficiale di scrittura, con Raschel e Carla Gravina, padre e figlia, regia di Mario Soldati, vince il Domi di Donatello, quindi un film bellissimo, anche se vuole essere scherzoso, ma non è. Era triste, ma c'è anche qualche piccola stoccata che ci fa sorridere. Cioè, il vero comico è quello che sa viaggiare sullo stretto confine tra il triste e il faceto. E spiega come crolli con la macchina da scrivere, che è l'inizio di quella che noi chiamiamo oggi office automation, e permette alle donne di sostituirsi quasi interamente agli amanuensi, ai copisti, ai maestri calligrafi di scrittura, che nel giro di pochissimi anni negli uffici pubblici, ma anche nelle grandi imprese, scompaiono, e di fatto tutta la contabilità sulle prime macchine, penso alle Comptometer, sulle macchine elettromeccaniche, che sono sempre macchine a tastiera, che proprio per le caratteristiche così morfologiche delle mani degli uomini, meno abili a diteggiare sulla tastiera, vedono quasi scomparire la figura del dattilografo. Negli uffici di contabilità, se vedete, dell'inizio secolo, vedete grandissimi stanzoni dove gli addetti, gli impiegati, sono solo donne e non solo uomini, sia a livello ministeriale sia altro. E poi lo vediamo, faccio l'esempio, Marco Valdo di Calvino, ma tanti altri, con i bianchi, gli elettrodomestici, che veramente nella... E questo è poi l'oggetto della machine à laver en France, ma non parlo soltanto della macchina, della lavatrice, perché sarà prima il frigorifero e dopo anche la lavastoviglie, a liberare molto del lavoro domestico pesante, per cui io mi ricordo ancora, non penso di essere un grande vegliardo, ma ancora negli anni 60, in moltissimi... non in città, perché in città c'erano i lavandai che passavano sotto case e in città non c'erano i lavatori, c'erano i lavandai che giravano con i camion, prendevano le lenzuola, perché non si poteva lavare in casa nel lavandino le lenzuola, le lavavano e le riportavano la settimana dopo. Mentre nelle campagne, ma anche soltanto nel circondario di Torino, a 10 km, tutti i paesi, piccoli centri, avevano il lavatoio dove si andava a lavare. Ecco, questo certamente comportava un lavoro pesante, un lavoro duro. Ecco, capire che la macchina ha avuto tanti, tanti aspetti. Poi le macchine, quelle che noi chiamiamo le macchine dell'informazione, le macchine digitali che vanno dal computer che io sto usando fino al tablet, che cosa faranno, come cambieranno la nostra società, non siamo in grado di dirlo adesso. Non lo siamo in grado perché saremo autoreferenziali. Non sappiamo neppure se fra 50 anni queste macchine avranno saputo consolidarsi o se saranno scomparse, perché è successo per molti altri versi che certe tecnologie sono svanite nel giro di pochissimo tempo. Pensate alle musicassette. Le musicassette sono un prodotto che aveva avuto un grandissimo impatto, una grandissima diffusione, che adesso quasi non esiste. E il Walkman stesso. Ma il Walkman può essersi trasformato, si è evoluto, ha avuto una mutazione tecnologica. Ecco, sono cose. Il disco si è trasformato da disco analogico, il disco long playing, o 33 giri, o 45 giri, si è evoluto dentro i CD, ma adesso scompare anche il CD, perché ormai la musica viene soltanto trasferita per filo o by wire o per connessioni aeree tipo wifi. Ecco, queste erano considerazioni generali. Penso di aver raggiunto meno 6 minuti la quota finale, e quindi se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa sono qua, se no continuiamo a discutere anche. Penso che chi è arrivato adesso sia per quello che succede dopo. Non penso che io debba dire. Purtroppo per loro, sì.
Va bene, allora vi ringrazio della pazienza, spengo il nuovo collegamento, così non faccio pasticci.